Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Don Luca 95 in questo 22esimo episodio con la campagna dinamica della Regia Aeronautica sul gioco IL-2 1946. Questa è la 22esima missione di guerra. Siamo in data 17 aprile 1942 alle 3:15 del pomeriggio. Abbiamo delle nuvole a 1500 metri. L'obiettivo di oggi è scortare un gruppo di bombardieri alleati verso il punto di LG 211. L'obiettivo dei bombardieri è attaccare l'aeroporto avversario, distruggere più aerei a terra possibile. Siamo 6 caccia di scorta, Mach 202 Folgore, e il nostro obiettivo principale appunto sarebbe scortare i bombardieri. Per quanto riguarda il nostro grado, siamo primo tenente. Siamo il pilota con più abbattimenti. Abbiamo abbattuto fino adesso in 21 missioni abbiamo abbattuto 42 aeroplani, una media di 2 aeroplani per missione, che non è male, specialmente con gli aerei italiani che hanno l'armamento ovviamente un po' limitato rispetto ad altri tipi di aeroplani. Comunque, siamo il miglior pilota, direi, della squadriglia. Siamo qui, per quanto riguarda il rango, siamo terzi. Rango massimo praticamente. E niente, facciamo partire la missione, andiamo a vedere un po' che cosa ci riserva oggi questa missione di scorta, insomma. Ok, eccoci qui sulla pista di decollo. Siamo il numero 2. No, ci sono dei bombardieri, è anche il 111. Quarta missione volando il Mach 202. Bellissimo aeroplano. Ok, il numero 1 sta decollando, adesso tocca a noi. Allora, ci sono quei tre Henkel 111 e se non sbaglio ci sono anche dei gruppi di CR-42 equipaggiati con bombe che devono fare attacco al suolo. Quindi direi che la nostra scorta più importante sarebbe scortare, la cosa più importante, scusatemi, sarebbe scortare gli Henkel 111 che sono gli aeroplani un po' più pesanti. Cerchiamo di prendere un po' di quota e affiancarci agli Henkel 111. Siamo alla manetta 89%. Allora, ci sono due Mach 202 che stanno facendo scorta in diretta agli Henkel 111. Il nostro gruppo è un po' più avanti. Non
andare in profondità all'interno del territorio nemico. Oh, vedo un puntino davanti a noi. Probabilmente è un aereo alleato. Sì, è un aereo alleato. Ok, dai. Appena visto in mappa questo qua. Siamo già a 8, siamo a 8 Mach 202 per scortare questi tre anche il 111. Oh, vedo già dei dogfight qui però. Ok, direi di andare a vedere un po' la situazione. C'è un Hurricane qui sotto, vediamo se riusciamo a intercettare questo Hurricane isolato. Ovviamente al vantaggio della manovra. Poi siamo sopra le colline. Va giù. Sì, va giù. Manovra ancora. Pensavo di avergli dato dei colpi abbastanza critici. Ho sentito il. Pensavo di avergli preso il pilota, sinceramente. No. Ok, dai, abbiamo preso l'abbattimento noi. Ci hanno dato l'abbattimento. Bene. Il BF-109 gli ha dato il colpo finale, ma a quanto pare non gli abbiamo fatto il grosso del danno. Mamma mia, quanto vorrei. Ho un problema con i timoni di coda. Peccato, avrei voluto attaccare quella posizione dell'artiglieria antiaerea, ho avuto la coda bloccata per un attimo. Ok, torniamo verso i nostri anche il 111. Veloci, veloci. Si era bloccata la coda, non riuscivo a virare a sinistra per un attimo, prima, quando volevo colpire l'artiglieria antiaerea. Vogliono provare a intercettare i bombardieri. Ma non ce la fanno, ragazzi, non ce la fanno.
hanno uno svantaggio di quota e adesso non li raggiungiamo. Il 40 è stato colpito dagli anche il 111, andiamo a intercettare il secondo. Bravi mitraglieri dell'Lancome 111. È stato colpito dall'artiglieria antiaerea il primo. Non è stato il P40. Dai, dai, che lo raggiungiamo. Che non si raffredda, che si è raffreddato. Il 40 si è accorto di noi, bene, almeno abbiamo un po' protetto gli anche il 111. Vai, vai, vediamo cosa fai adesso più 40. Sai quanti ne ho battuti di P40 come te? Va bene, dai, l'abbiamo colpito. Vediamo se riusciamo a dargli il colpo di grazia. Adesso gli sono tutti addosso. Si l'hanno preso. Incredibile, è ancora su. Quanto stiamo a colpi? Io non voglio finirli tutti su questo P40. 200. È andato giù, ha preso l'abbattimento. Qui c'è l'aeroporto avversario. Attacchiamolo insieme agli altri. Avanti, ragazzi, andiamoci dentro. Però abbiamo sparato un sacco all'aereo da trasporto e non è saltato in aria. Voglio distruggere.
bisogna stare attenti qui all'artiglieria antiaerea. Credo quanti colpi assorbe. Saltato in aria, finalmente. Grazie, eh. Oh oh. Ci hanno preso un pezzo della coda. Cavolo. Ho sentito qualcosa staccarsi. Per fortuna riusciamo ancora a manovrare l'aeroplano. Allora, bersagli aerei non ce ne sono più. Bersagli aerei nemici. Direi di rientrare. Finalmente siamo riusciti a distruggere un aerotrasporto. A terra, però siamo riusciti a distruggere il nostro primo aerotrasporto. Non so se tentare un altro attacco al loro airfield e rischiare. Proviamoci, dai! Metta al massimo. Un po' di flak. Ci hanno pure preso. Ci hanno staccato un pezzo di coda. I maledetti. Siamo alla manetta.
Scende il nemico. Presa. Perfetto, abbiamo solo i colpi da... abbiamo 30 colpi da 12,7 mm, quindi sono troppo pochi per fare qualunque cosa, rientriamo. E oggi abbiamo effettuato due abbattimenti, se non sbaglio. E ho distrutto un po' di bersagli di terra. Siamo sopra una colonna nemica. Abbiamo la coda danneggiata proprio. Passiamo la manetta, abbiamo preso la quota che ci interessava. Allora, del nostro gruppo caccia spero che ci sia rimasto qualcuno vivo, sinceramente non vedo nessuno. Ci sono degli aerei atterrati qui nell'aeroporto nostro, ma non vedo i nostri compagni in aria, quindi ho molto presentimento. Eccolo lì l'aeroporto nostro. Iniziamo a perdere un po' di quota, togliamo tutta la manetta. Allora, devo ricordarmi che abbiamo la coda danneggiata e quindi fa un po' fatica a prendere i comandi, ovviamente, perché è solo uno dei due timoni. Ma si potrebbe anche direttamente atterrare a questo punto, dai. Pensavo di fare un giro, ma... no, la coda, la coda, la coda, la coda! Niente, si era bloccata la coda. Appena abbiamo raggiunto 200 km orari, troppo lenti, eravamo troppo lenti, non, la coda non ha risposto. Non ha risposto ai comandi, questo probabilmente perché ce l'avevamo danneggiata. Vabbè, tutto ok, dai, sani e salvi, siamo riusciti a riportare l'aeroplano a casa. Non potevo farci niente, la coda purtroppo si è bloccata, quindi... vabbè, dai. Alla fine abbiamo perso solo il carrello. E vabbè, danneggiato ovviamente le pali dell'elica.
Ok, dai, usciamo fuori da questa missione, da questo aeroplano, andiamo a vedere un po' i risultati. Sì, abbiamo perso tutti i nostri compagni. Si sono tutti lanciati contro... sono tutti lanciati contro l'aeroporto. Abbiamo perso anche tutti... No, abbiamo perso due dei... No, tre. Tutti e tre... Gli Anker, il 111. Abbiamo perso 18 aerei in questa missione. Mamma mia, quanti ne abbiamo persi. L'avversario soltanto 8. E in questa missione noi abbiamo abbattuto due aeroplani, distrutto un bersaglio... Un aeroplano a terra e distrutto due veicoli. Però, cavolo, abbiamo perso un sacco di aeroplani, 18 aeroplani, penso che sia la missione che abbiamo, con cui abbiamo avuto più perdite in assoluto. Che tristezza, mamma mia. È una vera tristezza. Niente, facciamo apply. Questa, la missione di oggi è andata così. E questa sarà la missione della prossima volta. E andiamo, che andremo a vedere nella prossima volta. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro a tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. A presto ragazzi, alla prossima, ciao!